questo video pazzesco vi portiamo a bordo di un'auto da rally del campionato del mondo WRC per farvi capire cosa significa essere copilota. Un ruolo unico nel mondo del motorsport. Lo street. Effettivamente cosa fanno i copiloti con quel taccuino in mano? Benvenuti in un nuovo episodio della Fisica del Rally. Vamos! Il nostro Alessandro Beloli è andato in Inghilterra per noi per vivere in prima persona cosa significa essere copilota per un giorno. Il suo istruttore è niente poco di meno che il campione del mondo WRC 2 Pierre-Louis Loubet, attuale pilota WRC per il team M Sport con la Ford Puma Rally One. Un drago. Prima di andare in pista, Alessandro e Pierluì fanno un giro di ricognizione sul tracciato sterrato dove tra poco sfrecceranno. Ciao Alessandro. Ciao Pier. Here we go. Here we go. So Pier, you told me to bring with us this notepad, but what is it? This is the vital things. It's for you and me, it's the most important thing in the stages. Ma concretamente, a che cosa servono queste note? Beh, a differenza della Formula 1, dove la pista è un circuito chiuso, che si ripete per 40, 50, 60 volte, anche 70, i tracciati da rally sono spesso aperti, cioè non si ripetono. Quindi è praticamente impossibile per il pilota memorizzare ogni curva, ogni rettilineo e ogni salto. Qui entra in gioco l'esigenza di avere un copilota. Il ruolo del copilota è quello di scrivere le note durante il giro di ricognizione e in seguito comunicarle al pilota durante la gara. 200 meters, break, right, 6, during 50, close 3. Dopo la teoria inizia la pratica vera e propria. Alessandro si prepara per scendere in pista. Faranno 3 giri. Il primo a bassa velocità, dove il pilota detta le note al copilota. A breve vi spiego. Il secondo a velocità media, dove Alessandro comincerà a fare pratica nel dettare le curve a Pierluì. E poi il terzo giro, che sarà il giro a velocità praticamente da gara. Allacciate le cinture. Wow! So, as you can see, first of all, we take the distance of the corner, how many meters we have before the corner. It's 100 meters. 100 meters, okay. Small break. Small break. It's a short corner, as you can see, so short. Le note sono in pratica i segmenti di tracciato che si stanno per affrontare, cioè la descrizione del tracciato. E servono proprio per comunicare in maniera rapida e intuitiva quante più informazioni possibili al pilota che a sua volta sta guidando l'auto. Andiamo un attimo nello specifico e capiamo insieme il funzionamento di queste note. Partiamo dalle curve. Innanzitutto bisogna comunicare se la curva è a destra o a sinistra, quindi giustamente ci sarà R o L. R sta per right, L sta per left. Si usano poi i numeri da 1 a 6 per definire quanto è stretta una curva. 1 curva stretta, 6 curva stralarga e poi ovviamente ci sono tutti i numeri intermedi. Questi numeri ovviamente danno anche un'idea della velocità alla quale affrontare la curva. 1 sarà una curva lenta necessariamente e 6 una curva super veloce. Le curve poi possono andare a chiudersi o ad aprirsi. In quel caso si userà questo simbolo, cioè quello del minore, per indicare che la curva si allarga verso l'uscita. Il simbolo maggiore, il suo opposto, per indicare che si sta andando verso una curva stretta. Quindi questa dicitura R2 più simbolo di minore R400 vorrà dire che c'è una curva a destra non strettissima che si apre verso un rettilineo di 100 metri. 100 meters, small break, short four. Yeah, amazing. Okay. It's like you did that of your life. Sembra semplice, ma in realtà piloti e copiloti spendono anni per consolidare quella speciale alchimia intesa che serve per vincere le gare. Questa connessione tra i due è cruciale per ottenere una comunicazione rapida, intuitiva e performante. Ecco, ci siamo. Questo è il giro lanciato. Alessandro dovrà mettere in pratica tutto quello che ha appena imparato. Dovrà comunicare con tempismo perfetto tutte le pace notes al pilota. Ci riuscirà? Hey, the moment, my friend. Try to do your best. Okay. Enjoy, Alessandro. Enjoy.
my co-driver day. Okay? Ricordiamo che ogni nota viene interpretata dal pilota, che non deve solamente guidare, ma anche considerare tutti gli aspetti legati alla fisica della guida. Nell'atto di guidare sono inclusi centinaia di microcalcoli che devono tener conto della superficie di gara, della velocità dell'auto, del suo assetto, dell'angolo di scivolamento in curva e decine di altri aspetti fisici. 100 meters, small brain, short core. È pura fisica applicata quello che succede tra la testa del pilota e i suoi piedi e le sue braccia, le sue mani. Quello che invece parte dal copilota è un concentrato di fisica teorica che poi viene tradotta in fisica concreta applicata da parte del pilota. Raga, è stato pazzesco. Avete presente i Vindi 007? Ecco, di più, ma 100 volte di più. Veramente, non si può capire se non lo si fa. Meraviglioso. Ma che roba, ragazzi! Grandi, grandissimi! Grande Ale, grande Pierluì. Io ci tengo molto, moltissimo a ringraziare M Sport e Ford per averci dato la possibilità di girare un video così. Ovviamente grazie mille a tutti voi per averci seguito fino alla fine. Io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!